Devo ancora lanciare gli scarponi, però no problem. Buongiorno raggi di sole. Buongiorno raggi di sole. Siamo a Feltre, un'altra escursione in arrivo. Ho anche cambiato un po' il look col berrettino e gli occhiali da sole. Siccome gli altri sono in ritardo, noi andiamo a farci colazione. Ah, per gli altri intendo Corrò e Gebo, per non fraintendere. Allora, abbiamo appena sentito Corrò e Gebo e sono a 20 minuti da questo posto, ovvero dalla stazione di Feltre, perché tra l'altro abbiamo fatto colazione in un bar vicino alla stazione. Secondo me è una finezza. Adesso tutti i pendolari mi diranno su, ma secondo me è figo fare colazione vicino alla stazione. E niente, adesso aspettiamo gli altri che arrivino. Ciao Raggio! Buongiorno. Benvenuti a Feltre. Posso dire che tutti i peraroleggi sono arrivati. Dove sono quelli di Venezia? Dove sono quelli che di solito sono puntuali? Diciamo Corrò e Marco non vogliono fare ritardo. Hanno appena scritto sul gruppo: ci vediamo a Vignui. Cioè non ci hanno neanche detto potete partire, tanto ci vediamo di là. Sono andati a farsi la loro spesa per bene, perché erano senza robe da mangiare. Intanto noi li abbiamo aspettati qua, pensando che arrivassero qua. Invece loro adesso ci hanno detto ci vediamo direttamente alla partenza. Quindi volevamo solo ringraziarvi per l'avviso celere e veloce del potete ci vediamo a Vignui. Guarda che siamo arrivati prima. Cioè Alessio, però avvisare almeno se dobbiamo cambiare camminata. No, dai, bastava avvisare anche per partire, eh. Pronti, partenza, via. Andiamo. A morte con lui. Guarda, bellissimo. Ma partiamo, dai, più chi se ne frega. Allora, siamo partiti da 1,5 km praticamente, però non abbiamo preso il percorso, il sentiero che volevamo fare inizialmente, quindi vediamo questo dove ci porta. È caldo il bagno. Sono una squadra di morti. Caldo, sì. Si è già spogliato, amico Frizzo. Anch'io. Tra poco mi spoglio anch'io. E nel frattempo abbiamo imboccato un altro sentiero che però ci hanno detto è chiuso perché sono crollati degli alberi, e abbiamo una rete di camminata e poi passeremo in mezzo alle sterpaglie se ci riusciamo, altrimenti torniamo indietro. Cosa dici Silvia? Così sembra. Salutiamo la Giulia che oggi torna da Monaco. Dove è andata? Monaco. Da Monaco. La prossima volta Giulia ti aspettiamo, eh. Certo, guarda che quest'estate dobbiamo fare un rifugio vano. Quest'estate andiamo ai bivacchi, altro che. Esatto, bivacco. Tra l'altro con la signorina abbiamo matching shoes. Però vergognati. Vergogna. A me è importante che la prossima volta proviamo di filmarmi quando dirò che questo non è il sentiero che volevo fare io. Io ti dico che sei arrivato in ritardo stamattina. 20 minuti. E quello mi basta e avanza. 20 minuti. Poco. Allora, vabbè. Elena, scusa, puoi ripetere come va? Sempre. Abbiamo cominciato a salire. Non è convinto. E adesso non lo vedo veramente bene. No, sono perfettamente in forma. Formissima. Conti invece un po' meno. Cosa? Non ti vedo molto in forma. Morosetti, voi due come sta andando? Presto, bene, bene. Benissimo. Siamo tutti in bolla. E allora andiamo. Come direbbe Fanton, e andiamo. Vai Corrò, no, lezioni di? Di scienze forestali. Scienze forestali, vai, spiega. Allora, ci troviamo in un bosco misto di abete rosso. Poi cosa c'è? Vediamo.
Questo? Non lo so. Via. Poi. Cosa bocciato. Che agilità, Gaber. Sciallo, che qua ci spacchiamo. Spacchiamo un'altra caviglia. Pino mugo. Rispetto al resto della vegetazione. Perché il pino mugo è una pianta che resiste molto allo stress idrico. Qua non c'è acqua, perché percola tutta, e quindi nasce il pigo mugo. Capito? Si chiama passo del gallo questo. Quello lì è piccolino e ci passa. Sì, peccato che non sono piccolino. Bastardo. È mezzogiorno e un quarto. Siamo in viaggio da un'oretta. Abbondante, quasi. E la fame comincia a farci sentire, vero Gianni? Adesso inizio a mangiare. Me ne faccio adesso. Il lago, Silvia! Visto! Il lago, corro! Siamo arrivati! Il lago! Il lago! E adesso corrò percorso sopravvivenza. Siamo passati da percorso natura a percorso sopravvivenza. Madonna, giusto. Potrei quasi mettermi la GoPro, adesso metto la GoPro sulla testa, vecchio. Insomma, niente, abbiamo provato ad andare un po' avanti, ma ci sono solo sterpaglie. Peccato, però qui c'è un bello spiazzo e non posso tornare indietro senza aver fatto delle riprese in volo. Finito di volare, intanto gli altri mi hanno lasciato indietro, giustamente, e io mi trovo qua da solo. E adesso una bella scarpinata da fare per tornare indietro. Adesso vediamo se magari torniamo e poi facciamo un giretto in macchina al lago, oppure se torniamo e mangiamo e vediamo, decidiamo cosa fare. Allora, vi aggiorno su un po' di cose. Praticamente, dopo che ho fatto volare il drone, abbiamo fatto una pausa pranzo. Tra l'altro non erano neanche troppo distanti, mi hanno aspettato, sono stati gentili. Siamo tornati indietro, abbiamo fatto un altro pezzettino di macchina e adesso stiamo cercando di raggiungere una spiaggetta del lago. Praticamente abbiamo fatto un altro pezzetto. Attonito! Bello Giulio! Assurdo! Assurdo! Un po' di aria, eh? Ti senti che bella rietta? Porca voglia! Sai che bell'audio che viene fuori sul video dopo? Elena, sei contenta? Ah, devo andare a tirare una di quelle pisciate. E poi arriva l'eleganza fatta a persona. E te pieni in acqua? E secondo te se avessi un asciugamano? Siamo arrivati finalmente, come avete visto, sulla riva del lago, signore e signori. Vai a vedere i piedi, Marcio. Io mi sono tolto le scarpe. Formaggio puro, signori. Grana padano. E adesso facciamo alzare il drone sul serio. Ma non ho perso. Thank you.
Allora, abbiamo fatto il secondo giro di cibo, abbiamo fatto il servizio fotografico per sposi, spose, salsicce e quant'altro. E adesso si torna indietro. Io cado, anzi. No, la futura. Salta Silvia! Come come vanno i piedi? Guarda come vanno i piedi. Io mi stavo quasi dimenticando di chiudere il vlog. Siamo riusciti a tornare alle macchine sani e salvi e adesso torniamo a casa. Ciao Gianni. Ciao belli. Ciao raggi di sole. Noi ci vediamo al prossimo video.